Buonasera a tutti, sono Gabriele e stasera vi parlerò di Medical Education, un settore che comprende la formazione del personale sanitario sia prima che dopo il conseguimento della laurea. Non vi preoccupate se molti di voi non l'avranno mai sentito nominare, però stasera cercherò di chiarirvi un po' le cose e vi spiegherò soprattutto come la tecnologia può integrarsi in maniera benevola in questo settore. Ad oggi questi servizi di formazione vengono offerti da vari enti e istituzioni. Troviamo in primis le università, le scuole di alta formazione, che sono delle vere e proprie fucine di specialisti. Anche le società scientifiche e gli ordini professionali, come quello dei medici o degli infermieri, si stanno attivando in questo senso. E infine stanno emergendo soggetti ed enti privati, associazioni studentesche e produttori di dispositivi medicali. Ma a chi si rivolgono tutti questi servizi di formazione? Sicuramente tra i primi destinatari troviamo gli studenti, da sempre bramanti di una conoscenza meno nozionistica e più interessati alla pratica clinica e alla realtà medica. In realtà anche i giovani professionisti e coloro che escono dall'università non è che se la passino meglio. Nonostante il numero chiuso, in Italia abbiamo medici, infermieri, odontoiatri che non riescono a acquisire durante il loro percorso di studi delle competenze pratiche sufficienti a permettergli di lavorare in autonomia. È paradossale, lo so, però è la realtà. Potrà sembrare strano, ma anche gli specialisti, coloro che già hanno una carriera lavorativa avviata, hanno sempre necessità di aggiornarsi e imparare nuove tecniche, perché, si sa, in questo lavoro non si smette mai di studiare. Infine, troviamo operatori del 118 e OSS. Vi starete chiedendo quali sono le ragioni che mi hanno spinto a interessarmi a questo settore. Sicuramente ha influito il mio background universitario e i docenti della nostra università, ma soprattutto è la passione che nutro per lo sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare nel campo della didattica. Ad oggi il mercato del medical education si compone di 3 macro aree che sfruttano metodologie didattiche differenti, eppure perfettamente integrate. Abbiamo le lezioni frontali, che sono le classiche lezioni universitarie tenute da docenti o esperti. Si stanno, diciamo, evolvendo verso l'apprendimento ibrido, il blended learning, che utilizza dispositivi quali smartphone e tablet, oppure piattaforme virtuali di e-learning per trasmettere contenuti o verificare le competenze. Infine, troviamo i laboratori virtuali. Questi sono il vero carburante dell'innovazione che investirà questo settore nei prossimi anni. Utilizzano tecnologie quali realtà virtuale e realtà aumentata che permettono al discente una vastità, un'offerta formativa, un portfolio di esperienze e conoscenze virtualmente senza limiti. A questo punto dobbiamo capire qual è la situazione della formazione medica in Italia. Proprio per questo motivo, tra giugno e luglio dello scorso anno, ho lanciato un sondaggio in alcuni gruppi Facebook costituiti principalmente da studenti e giovani professionisti, tutti under 30. Hanno risposto più di 4.000 persone e stasera vorrei analizzare con voi alcuni dei risultati. Vi devo dire che la stratificazione del campione, cioè la localizzazione geografica delle persone che hanno risposto, è abbastanza uniforme in tutta Italia, quindi rispecchia adeguatamente qual è la situazione del nostro paese. Non esistono terroni o polentoni in questo caso, siamo tutti nella stessa barca. Si vede subito dal grafico a sinistra che solamente poco più del 40% delle università italiane hanno adottato programmi educativi 2.0, mentre la restante parte o in dubbio o non lo sa, cioè o no. Attualmente i sistemi di educazione, di insegnamento più utilizzati restano le lezioni frontali e i classici tirocini, superando il 90% delle risposte. Solamente 3 ragazzi su 10 affermano di poter avere accesso a lezioni interattive o a laboratori anatomici, mentre meno del 10% ai laboratori virtuali. A questo punto ho chiesto anche
come valutavano gli studenti e i giovani professionisti italiani la formazione pratica e teorica ricevuta durante gli anni di università. Sicuramente a conferma che la formazione teorica italiana è una delle migliori d'Europa, vediamo che il 68% la definisce buona, il 17% ottima e il 13% sufficiente. Completamente diverso è il discorso per quanto riguarda la formazione pratica. Vedete che il più del 60% la definisce insufficiente e questo è il vero problema. Ma anche quasi il 25%, un ragazzo su 4, la definisce appena sufficiente e solo il 12% buona. A questo punto, ovviamente, i ragazzi hanno dichiarato di dover sopperire a queste loro carenze in qualche modo. Il 60% di loro dice di sopperire a questo frequentando dei corsi pratici addizionali, quelli che chiamiamo formazione addizionale, e il 30% di loro addirittura dice di aver seguito seminari teorici. E tutto questo ha un costo che ho chiesto di stimare. Circa il 27%, quindi uno su quattro, spende meno di 100 euro durante la sua carriera universitaria. Uno su quattro spende tra i 100 e i 500 euro e addirittura quasi il 10% spende 500 euro. Tutto questo per garantirsi una formazione pratica adeguata che gli permetta di lavorare in autonomia. E veniamo al punto. Sembra che il settore del medical education nei prossimi anni sarà proprio rivoluzionato dalla realtà aumentata e la realtà virtuale. Io personalmente sostengo fermamente l'utilizzo della realtà aumentata in medicina e vi spiegherò brevemente perché. In primis non è totalmente immersiva. Questo significa che l'utilizzatore non viene escluso dalla realtà, semplicemente vengono aggiunte nuove informazioni. E queste informazioni ovviamente possono dare un vantaggio, perché non perdendo la realtà, noi abbiamo semplicemente dei pop-up. Immaginateli come se fossero dei pop-up che ci dicono cosa fare, cosa è quella cosa e via dicendo. Inoltre non si perdono i feedback, non si perdono i sensi umani. Voi avete visto a volte che capita nei bambini che toccano le cose, si scottano per esempio, perché noi da bambini abbiamo un modo di interagire con la realtà per conoscere, per apprendere, che è quello di toccare. È proprio il feedback tattile che non deve essere perso e che la realtà aumentata ci permette di utilizzare. Infine, la realtà aumentata non è computer-based, o meglio, non è completamente computer-based. Questo significa che i costi per l'integrazione e lo sviluppo sono sicuramente inferiori, perché non necessita, a differenza della realtà virtuale, di potenti unità di calcolo o di schede grafiche. La realtà aumentata oggi esiste e la utilizziamo abbastanza quotidianamente, è già implementata sui nostri smartphone e ci permette di fare alcune cose, come per esempio misurare un oggetto grazie alla fotocamera del nostro cellulare, visionare un'anteprima di come un mobile sarebbe nel nostro salotto, oppure se volete giocare ai Pokémon. I vantaggi della realtà aumentata, dell'utilizzo di queste tecnologie nell'ambito della medical education, li ho riassunti in questa slide in 6 punti. In primis la durevolezza, perché a differenza dei supporti, dei manichini e dei supporti anatomici attualmente utilizzati, che inevitabilmente vanno incontro a deterioramento e usura, questi dispositivi software non sono soggetti a queste problematiche. Inoltre sono versatili. Con un solo dispositivo possiamo avviare infinite simulazioni e avere contenuti sempre aggiornati su qualsiasi argomento. Sono portatili perché purtroppo è finita l'era dei grandi tomi enciclopedici da trasportare. Adesso la cultura può essere accessibile a tutti in qualsiasi momento e non più ristretta in determinati luoghi. Inoltre lo studente avrà sempre il totale controllo del proprio studio e lo potrà adattare ai suoi tempi e al suo metodo di studio. E questa è un'innovazione per noi. Infine, l'utilizzo dei supporti sintetici e della realtà aumentata permette di ridurre, o meglio,
cioè assenza completa, di rischio biologico e di crudeltà verso gli animali, perché oggi noi abbiamo le cavie, i tessuti biologici che possono trasmettere patologie e quindi devono essere maneggiati e smaltiti adeguatamente. Inoltre è tutto più etico e sostenibile. A questo punto dobbiamo capire qual è l'impatto che queste tecnologie possono avere nel settore. Io le ho riassunte sotto quattro aspetti e in primis dobbiamo parlare delle tecnologie. La domanda che dobbiamo porci è quanto le tecnologie attualmente disponibili possono essere impiegate per utilizzare questo settore. Questo perché noi in tasca abbiamo degli strumenti potentissimi, i nostri smartphone, che utilizziamo solo per il 2% tra Facebook, Instagram e WhatsApp. Una delle più grandi sfide nel prossimo futuro sarà proprio questa: capire come utilizzare ciò che già usiamo per comunicare o divertirci al fine di imparare. Costi, perché ovviamente tutte le tecnologie in generale, quando vengono lanciate sul mercato, hanno un costo. Un costo che è alto, e questo è vero soprattutto nel settore medico. Quindi il nostro obiettivo deve essere creare qualcosa di accessibile a tutti, non solo ai studenti e ai giovani professionisti, ma soprattutto alle università, perché è proprio a loro che dobbiamo rivolgerci se vogliamo che queste possano garantire una didattica veramente innovativa a tutti. La domanda che più spesso mi viene fatta è: ma tutto questo non porterà a disumanizzare l'apprendimento e quindi a disabituare i giovani al contatto umano? A queste persone bisogna rispondere che si avrà sempre bisogno dei docenti e dei tutor qualificati. Semplicemente queste figure cambieranno il loro ruolo, andranno ad agevolare gli studenti con difficoltà oppure semplicemente a verificare le competenze acquisite. Infine, il risultato sui pazienti, perché si sa, in medicina la pratica rende perfetti. E ad oggi una delle più difficili sfide che la didattica in medicina si trova ad affrontare è proprio la disponibilità di soggetti e patologie sulla quale esercitarsi senza causare danno né a se stessi e né agli altri. In quest'ottica, l'utilizzo di tessuti sintetici e di tecnologie digitali permette di rispondere adeguatamente a questa esigenza, senza dimenticare la prima regola di ciascun medico: primum non nocere. Immaginate un futuro dove è possibile apprendere qualsiasi argomento semplicemente indossando un visore. Un futuro dove potremmo praticare qualsiasi procedura chirurgica, qualsiasi, su tessuti sintetici, senza che questi possano causare sofferenza a qualcuno, quindi senza avere il timore di danneggiare qualcuno. Immaginate un futuro dove i pazienti ricoverati possano sentirsi come a casa loro. Beh, fa sorridere, però questo futuro ce l'abbiamo già in tasca. Grazie.